La coppia spagnola che, come ci raccontava proprio anche Stefania Berton prima, hanno deciso a dicembre di cambiare il loro allenatore, l'allenatore di sempre John Dunn, che era stato fatto andare a Madrid nel 2008 per poter proprio iniziare la storia della danza dell'ice dance in Spagna. Poi però John Dunn è stato richiamato a Londra, ha accettato questo impegno a Londra. Loro per un po' hanno provato a spostarsi qui in Inghilterra, poi hanno detto no, cambiamo, e hanno deciso dunque di andare in Canada. Ah, peccato. Sì, una caduta di Sara. Peccato perché erano così energici in questo momento, no? Sul ghiaccio.
C'è veramente anche il conforto del pubblico, dispiace, no? Dispiace per loro. Poi in questi giorni abbiamo sempre incontrato gli allenatori spagnoli, sempre così sorridenti, sempre così disponibili, sì, no? Questa è una coppia che veramente quest'anno sta un po' deludendo, perché l'anno scorso è stata la coppia un po' rivelazione. Lo vogliamo ripetere più e più volte che la Spagna comunque non ha mai avuto una tradizione nella danza su ghiaccio, e quindi questa è la prima coppia che si è imposta comunque a un livello internazionale molto bene l'anno scorso. Quest'anno forse tutti questi problemi di dover cambiare città, sì, città, di provare ad andare in Inghilterra, poi adesso vediamo che adesso è seguito, sono in Canada. Bravissimo, seguiti da Patrice Lauzon, che abbiamo visto qua e qui con loro, e coppia, lui è rappresentante del Canada. Forse questi cambi li hanno un po' destabilizzati e forse è stato difficile lavorare. Infatti, per quanto il programma sia molto interessante, la musica sì, sia... Le coreografie poi sono di Pasquale Camerlengo, quindi... È tutto molto, molto bello. Costruito veramente bene. Però c'è sempre quel qualcosa che non funziona, soprattutto sul punto tecnico, fino a poi addirittura vedere una caduta. Adesso spero che la regia ci faccia vedere quegli elementi tecnici dove... Che quelli che sono stati un po' sporcati. Questo è un sollevamento, poi loro sono molto veloci, sono belli dinamici anche nell'esecuzione. Ecco, questo vedete qua, ha avuto un problema nella prima parte della trottola, infatti ha avuto anche detrazione, sicuramente i giudici daranno detrazione negativa e il livello lì potrà essere messo in discussione. Questo era il dettaglio di uno dei più belli sollevamenti che abbiamo visto, fatti da questa coppia spagnola, dove c'è proprio lei, Sara, che va a sollevare Adria. C'è una coppia che ovviamente quest'anno era attesa ad una conferma, perché l'anno scorso era il debutto, no? Dagli junior ai senior, adesso è più difficile. Guarda qui adesso la caduta, sembra strano, però è una caduta che forse hanno fatto anche stamattina durante l'allenamento, quando li abbiamo visti, sempre quel punto lì verso la fine, forse perché vogliono ti ho detto, è il punto dove mi sembra che ci mettano più energia nel fare il programma e poi magari la paghi. Forse sai quando tu dici dai è finito ed è il momento in cui ti distrai. Però è vero, anche questa mattina mentre guardavamo le loro prove avevano avuto questo stesso problema, però insomma. Va bene, vediamo Patrice Lauzon sulla loro sinistra, che con Marie-France Dubreuil hanno rappresentato il Canada a dei livelli altissimi, dopo la coppia famosissima di Victor Kratz e Shailene Byrne. Allora vediamo adesso per loro, ricordiamo che in questo momento c'è sempre la coppia estone al comando. Sara Hurtado, Adria Diaz, 67-91, 33-99 per i Technical Elements, 35-92 per i Program Components. Hanno due punti di detrazione per un totale di 117-26, sono in terza posizione. Sì, hanno perso troppo, anche loro ci sono un po' rimasti male per questo brutto punteggio.